nostra vita deve essere rinnovata dalla Pasqua. Alla vita eterna. Amen. Signore pietà,
abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni,
l'odio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi: fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose lassù, dove si trova Cristo, assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria. Parola di Dio. Piedi, per voi che avete, recitiamo insieme la sequenza pasquale. Una strofa sarà diretta dalla lettrice e l'altra strofa leggeremo noi tutti insieme. Alla vittima pasquale si innalzi ogni sacrificio di lode, l'agnello redento sovente, innocente è riconciliato dei peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della Molto bello vedere che la Chiesa è piena, che
lo spazio si va sempre più riducendo perché viene occupato da altre presenze, e questo è senz'altro per noi tutti una reciproca testimonianza che ci stiamo dando, ed è anche una testimonianza della quale mi sento di ringraziarvi, perché questo periodo della Quaresima ho avvertito da parte vostra maggiore impegno. Soprattutto abbiamo sperimentato questo impegno di vita cristiana nel periodo immediatamente precedente alla solennità di oggi, quando tantissimi, molti, ma veramente tanti di voi si sono confessati, si sono cioè riconciliati con Dio, abbiamo cioè aperto le porte del nostro cuore all'ingresso di Dio, perché questa è la vera Pasqua, questa è la vera festa, quando noi non oscuriamo la luce ma ad essa ci disponiamo per accoglierla. Vedete, ci può essere nel mondo tanta luce quanta ne vogliamo noi, come in una giornata di oggi dove non c'è nemmeno una nuvola e c'è tanto sole, c'è tanto calore, ma se uno di noi non vuol vedere il sole, basta che chiude gli occhi e non vede il sole, anche se il sole c'è e risplende. Eppure la luce, come l'acqua, penetrano nelle più piccole fessure ed entrano. Immaginate al mattino quando ci svegliamo, basta che c'è un pochettino aperta la finestra e i raggi di luce quasi che vogliono carpire il nostro segreto, quasi che vogliono invadere la nostra intimità, entrano nella nostra casa, ma entrano per illuminarla, entrano per portare gioia, per portare luce, per portare serenità. La luce entra nella nostra vita per illuminare la nostra condizione, per illuminare la nostra situazione. Se noi allora apriamo il nostro cuore a Dio perché vi possa fare il suo ingresso, statene pur certi, da Dio non saremo delusi mai. Dobbiamo avere questa certezza fondata nel nostro cuore, perché come un figlio non può mai attendersi che un padre o una madre lo abbandonino o non abbiano cura di lui, così noi, direi in maniera ancora più radicata e in maniera ancora più profonda, dobbiamo pensare di Dio, perché lui mai ci abbandonerà, ma sempre continuerà a rincorrerci, perché l'amore di Dio è più grande del nostro peccato. Lo vado ripetendo tanto, l'ho scritto anche su un foglio che vi sarà dato come augurio alla fine di questa celebrazione: l'amore di Dio è più grande del nostro peccato. L'amore di Dio riesce a coprire sempre la periferia del nostro peccato, le amo oggi. Questo noi dobbiamo ripeterci, e di questo mi sento in dovere di ringraziarvi, perché mi avete dato testimonianza che ci credete, mi avete dato testimonianza che avete fede, mi avete testimoniato che sapete fare anche sul serio, che forse ci credete realmente alla realtà della vita del cristiano, basta un po' di impegno. Però vedete, forse è arrivato il momento della gioia anche per la nostra comunità, perché ha aperto maggiore sensibilità, perché ha aperto tangibilmente, si sente attorno a noi, e non è soltanto idea mia, ma è idea anche di tanti di voi con i quali ho avuto modo di parlare, o attraverso la confessione o attraverso lo scambio di idee, si avverte dentro di noi una maggiore serenità, una maggiore disponibilità, si avverte dentro di noi che forse possiamo voltare pagine, possiamo scrivere una storia nuova insieme con Dio, insieme con il suo aiuto, ma che possa essere veramente una storia che recita la parte dell'amore, una storia che recita la parte della serena e reciproca disponibilità e accoglienza, in modo tale che possiamo veramente essere nella gioia. Quando si fa una fotografia, si fa la fotografia a una situazione bella, si fa la fotografia ad un bel paesaggio, si fa la fotografia ad un momento di gioia, perché quasi intimamente abbiamo la convinzione che fotografando una realtà la vogliamo eternizzare, la vogliamo far rimanere ferma, impressa nella nostra mente. Dobbiamo fotografare la nostra situazione,
Dobbiamo fotografare i momenti nei quali ci sentiamo uniti, dobbiamo dimenticare i momenti nei quali forse ci allontaniamo un poco. Guardiamo ciò che ci unisce, diceva Giovanni XXIII, e non ciò che ci divide. Guardiamo all'amore di Dio e non al nostro peccato, perché se guardiamo al nostro peccato ne rimarremo schiacciati, perché il peccato produce altre scorie, il peccato produce scoraggiamento, il peccato produce allontanamento da Dio. L'amore di Dio invece è una calamita che ci richiama. L'amore di Dio invece è qualcosa che ci vuole portare sempre più verso di se stesso. Abbiamo ripetuto in questa Quaresima più volte che dovevamo coniugare quattro verbi al modo indicativo e al tempo presente, perché è il modo che indica la continuità dell'azione e l'attualità di un'azione. E dovevamo coniugare il verbo amare, pregare, testimoniare e ascoltare. Amare Dio, amare il prossimo, pregare, perché è l'arte del cristiano, perché è il mestiere del cristiano, come per il contadino è il suo compito arare, innestare, potare e così via, per il cristiano è pregare e bisogna imparare quest'arte, amare Dio e il prossimo, pregare, testimoniare la nostra fede. Vedete, la vostra presenza così numerosa oggi per celebrare insieme la Pasqua è una reciproca testimonianza. Se vi guardate attorno e scoprite dei volti comuni, dei volti conosciuti, direte: ah, molto più eloquente delle parole, il fiore vuole manifestare la gioia, la gratitudine, il fiore vuole ricordare il nostro affetto, il fiore è segno della bellezza di tutto ciò che Dio ha messo a nostra disposizione attraverso il creato. I fiori sono belli quando sono vari fra di loro, quando hanno difformità fra di loro, però tutti quei fiori, se notate, sono uniti da una realtà, c'è una prevalenza di colore. Quello è l'elemento che li unisce. Quando si fanno le composizioni dei fiori, si mettono le rose, i gladioli, le gerbere e così via, tanti altri tipi di fiori, l'uno diverso dall'altro, e ognuno manifesta il suo profumo e la sua fragranza e la sua diversità rispetto agli altri, però si sceglie un'unità di colore, perché tutti possono esprimere la stessa realtà. Noi qui siamo come una composizione floreale, ci sono i bambini che anche se parlano è il loro modo di partecipare alla messa, comunque sono dei boccioli, sono dei fiori che devono ancora aprirsi alla realtà della vita. Ci siamo noi adulti, ci sono gli uomini, ci sono le donne, ci sono le mamme, i papà, ci sono i giovani, ci siamo un pochettino tutti. Ognuno deve portare la sua diversità, perché la diversità è ricchezza, la diversità dell'altro è dono per me, perché ciò che non ho io ha l'altro, e se ci mettiamo insieme tutti e due abbiamo qualcosa di più, ma tutti dobbiamo essere uniti dalla stessa realtà, come i fiori sono uniti dallo stesso colore, noi dobbiamo essere uniti dalla stessa realtà. E qual è questa realtà? Che siamo il popolo di Dio, che siamo la comunità, che siamo la famiglia di Dio, che siamo dei figli, perché sapete accettare, perché sapete pazientare, perché sapete perdonare, perché sapete riconciliarvi. Lo stesso dobbiamo fare noi, tra di noi, dobbiamo spezzare il pane della fraternità. Spezzare il pane della fraternità significa aprirci gli uni agli altri, guardarci con più amore, guardarci con maggiore intensità, guardarci disarmati, sapendo che sono vicino ad un fratello, non vicino ad un lupo. Allora chi prima azzanna ha la vittoria. Dobbiamo fare la gara a stimarci. Direte: ma Don Benito ha bevuto, che dice queste cose? Io bevo solo l'acqua, lo sapete, sono astemio, quindi certamente non lo dico sotto l'effetto dell'alcol. Forse lo dirò sotto l'effetto benefico della gioia che c'è in me, nel vedervi qui, nello stare in mezzo a voi, nel sentirci veramente, nel sentirmi da voi accolto, accettato, nel sentirmi vostro compagno di viaggio, anche se porta il testimone, anche se cammina innanzi perché vi deve guidare. Lo dico forse sotto l'effetto di questa gioia, sì, ve lo dichiaro, ve lo ripeto, ve lo ripropongo, se ce ne fosse ancora bisogno, ma tutti, nella stessa maniera, nella stessa misura,
pur nella diversità delle nostre capacità, delle nostre condizioni, delle nostre situazioni, dobbiamo vivere in questa realtà. Ce lo dobbiamo dire, perché più volte ce lo diciamo, più ne diventiamo convinti e più potrà diventare una realtà. Le difficoltà ci sono sempre state e ci saranno. Dicevo la sera del Venerdì Santo, ogni rosa ha la sua spina. Per quanto bella possa essere una rosa, ha sempre delle spine. Per quanto belli possano essere i nostri ideali, ci saranno sempre delle salite da percorrere. Ma siamo certi che dopo la salita ci sarà la gioia. E chi ha sperimentato la fatica del disagio, chi ha sperimentato la fatica dell'allontanamento, chi ha sperimentato la fatica dell'odio e della vendetta, se ha amato, se si è avvicinato, se si è accostato, avrà anche sperimentato la gioia del perdono. E allora la gioia è più vera, è più sincera, è più profonda, è più onesta. Le spine alle rose ce le dobbiamo togliere vicendevolmente. La sofferenza, il disagio, il problema della famiglia, il problema del mondo giovanile, che può essere presente anche nella nostra vita, è un problema, è un disagio, è una sofferenza, è un sacrificio. Anche Cristo è salito su di una croce e dalla croce ci ha detto: amatevi. Dalla croce ci ha detto: io porto il vostro peso. Se noi accostiamo le nostre sofferenze e i nostri sacrifici alla croce di Cristo, ci sarà la risurrezione, perché la fine di Gesù Cristo non è la morte in croce. Saremmo degli uomini falliti se stessimo qui perché un uomo sta in croce. Noi stiamo qui perché un uomo in croce ci ha chiamati, ma perché veniamo a celebrare la risurrezione, perché veniamo a dire che la speranza ha vinto sulla disperazione, perché veniamo a dire che la vita ha vinto sulla morte, perché veniamo a dire che la gioia ha vinto sulla tristezza, perché veniamo a dire che Cristo è risorto. Diciamolo a tutti, diciamolo a noi stessi, diventiamone convinti, perché solo allora saremo capaci di testimoniarlo agli altri. Se ci fosse ancora qualcuno nella nostra comunità che non lo sa, facciamoglielo sapere. Cristo è risorto, l'amore vince l'odio, la speranza vince la disperazione, la gioia ha sconfitto la tristezza. Sia lodato Gesù Cristo. Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa di Dio, perché abbia sempre in viva coscienza di essere come San Pasquale, generato da Cristo, umiliato sulla tua croce e glorificato nella risurrezione del tuo Padre. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti i battezzati, perché nella spersione del sangue e dell'acqua che scaturiscono dallo stato di Cristo rinnovino la grazia della loro rinascita nello Spirito.
Cristo, preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, o Madre. Per l'umanità intera, perché si diffonda nel mondo il lieto annuncio che in Cristo si è fatta pace tra l'uomo e Dio. L'uomo se stesso, l'uomo e il suo fratello, preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, o Madre. Per le nostre famiglie, perché in ogni casa si celebri nella sincerità e nella verità l'evento pasquale e si condivida il dono del Signore con la gustosa ospitalità ai piccoli, ai poveri e ai sofferenti. Preghiamo. Nella santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, o Madre. Signore, ti preghiamo per Domenico, perché abbia sempre la forza e la perseveranza di guidarci e condurci sulla tua via. Per questo che ti preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, o Padre. Oggi che è il giorno di risurrezione, voglio pregare affinché ognuno di noi risolva dalla morte del peccato. Per questo lo preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo figlio, ascoltaci, o Padre. Sì.
pregate perché il mio ed il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceva dal mio questo sacrificio, alla gloria del suo nome e del nostro, tutta la Santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Tutti voi bambini presenti qui sopra l'altare, anche voi altri, venite a mettervi in cerchio attorno all'altare, cercando di conservare il silenzio anche di fronte e anche da quest'altra parte. Anche voi altri bambini che state in chiesa, se volete venire, il Signore sia con voi. Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è sacrificato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita e la gioia. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ogni volta che mangiamo di questo pane,
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Cosimo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Riconfermiamo la nostra gioia di appartenere alla Chiesa che ci ha generati a questa verità e tutti quanti insieme, con le mani levate in alto, tutti, anche voi che fate parte dell'Assemblea, tutti, nessuno escluso, altrimenti faremo come la Domenica delle Palme, ripeteremo il Padre Nostro, senza vergogna, è un atteggiamento con il quale si vuole andare incontro a Dio per offrire a Lui il nostro abbraccio, per essere da Lui abbracciati, né più e nemmeno come fate voi mamme e papà nei confronti dei vostri figli o delle persone care. Tutti quanti insieme, allora con questa disponibilità recitiamo la preghiera dei figli di Dio. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia
sempre con voi. E con il tuo spirito. Sarebbe mio piacere venire a dare la pace a ciascuno di voi, ma già suonato mezzogiorno, è un po' tardi, verranno tutti questi bambini a darvi la pace, accoglieteli nella loro persona, ma accogliete anche questo gesto come gesto mio personale nei confronti di ciascuno di voi per augurarvi la pace della Pasqua e perché insieme possiamo sempre testimoniarla e attuarla nella nostra vita. Con questi sentimenti scambiatevi un segno di pace.
forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali, giunga alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. È una celebrazione che abbiamo portato a termine ed è una celebrazione importante per la vita di ogni cristiano, ma credo ancora più importante per la vita della nostra comunità. Veramente si respirava un'aria di fraternità, veramente abbiamo espresso la nostra fraternità. Io sarei curioso di essere nell'animo e nel cuore di ciascuno di voi in questo momento per capire i segreti intimi che vi sono contenuti e per poter condividere con ciascuno di voi questa gioia pasquale e soprattutto condividere con ciascuno di voi, se ancora ci fosse qualcuno, la propria sofferenza e il proprio disagio. Questo dobbiamo renderci gli uni agli altri. Questo è il servizio più bello, più gratificante che noi possiamo vivere in quanto cristiani. I preti, i miei colleghi, mi dicono che quando io predico faccio commuovere le persone. Oggi mi sono commosso io, veramente, sinceramente, non perché le altre volte non facessi, ma in modo più intenso, fino anche alle lacrime. Vi ringrazio di questa vostra partecipazione, vi ringrazio di tutto, anche dei doni che avete voluto portare all'altare. Ringraziamo queste persone che hanno cantato, anche se non moltissime, valgono per molte, perché si sono sacrificate a fare le prove. È una liturgia senza il canto, senza la musica, è una liturgia un po' povera, invece anche liturgicamente siamo stati ricchi attraverso l'espressione del canto che abbiamo fatto. Auguri a ciascuno di voi, a nome mio, del Vescovo, a nome di Don Vincenzo, auguri a tutte le vostre famiglie, perché tutti quanti insieme, veramente, serenamente, possiamo vivere sempre la Pasqua ogni giorno della nostra vita. Ogni domenica è Pasqua, ogni momento della nostra vita può essere Pasqua se noi ci accostiamo con semplicità alle cose di Dio. All'uscita della Chiesa vi sarà distribuito un po' per tutti quanti voi. Ed ora, prima di sciogliere la nostra assemblea, facciamo il canto finale e poi riceveremo la benedizione di Dio. Yeah.
ragazzi giovani e tutti i nuclei familiari, domani per tutti i bambini, ragazzi e giovani, perché andremo a Chieti, ci ritroveremo alle 8 domani mattina davanti alla chiesa, perché alle 8 e un quarto diremo una preghiera qui in chiesa e poi a piedi cantando, come abbiamo sempre fatto per gli anni scorsi, andremo a piedi nel luogo dove dobbiamo fare il lunedì di Pasqua. Partiremo a piedi tutti quanti, andremo alla Madonna Lupo, staremo un poco insieme e poi ritorneremo ugualmente a piedi. Mi raccomando di mangiare molto oggi, così avete la forza poi di camminare, di volere bene alla mamma e al papà, di non dispiacere loro, di obbedire e poi soprattutto di essere sempre contenti. Il Signore sia con voi. In questo giorno santissimo di Pasqua, Dio onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Dio che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, con gli ammalati e gli anziani e con voi tutti, rimanga sempre. La messa è finita, andate e vivete in pace, alleluia, alleluia. Diamo grazie a Dio, alleluia.